condizioni, a che condizioni? Ho condizionato a un voto di fiducia in consiglio comunale. Con la squadra abbiamo condiviso la responsabilità di portare avanti questo mandato, di portare avanti le linee programmatiche che abbiamo espresso in occasione del mio insediamento. Però quel che chiedo è di avere la fiducia dei consiglieri, dei singoli, dove ognuno si assuma la propria responsabilità, perché è una responsabilità importante, difficile. Il sindaco la porta avanti se sa di avere una squadra della quale fidarsi, e io ho degli elementi che oggi mi dicono che è rimasta una squadra dal quale io e conseguentemente i cittadini che ci hanno votato possano fidarsi per continuare a dare quelle risposte che i cittadini di Castelfranco Veneto e, consentitemi, anche della provincia di Treviso si aspettano. Un rimpasto della giunta, quindi? L'impasto di giunta è una valutazione che passa, è una competenza del sindaco, ma devo avere la fiducia dei consiglieri. Quando avrò la fiducia farò delle valutazioni rispetto anche ad un cambio di passo da parte della giunta. È emerso anche nel corso delle nostre riunioni in questi giorni che bisogna in qualche modo cambiare passo. Però non anticipo nulla, non voglio che emergano degli agnelli sacrificali piuttosto che dei capri espiatori magari per questo percorso. Sarà il Consiglio Comunale che, se mi darà fiducia, mi dà mandato per fare le mie opportune valutazioni. Un Consiglio Comunale entro fine mese? Comunque. Entro fine mese faremo un Consiglio Comunale, anche perché ci sono degli atti tipo gli equilibri di bilancio che bisogna approvare entro luglio, e quindi in occasione del prossimo Consiglio presenteremo un documento da mettere al voto appunto al Consiglio per manifestare la fiducia. Sì. Il ritiro delle sue dimissioni salva anche la provincia di Treviso? Come ho detto prima, sì, la salva, e spero che il legislatore prenda seriamente e velocemente in considerazione che le criticità amministrative possono avere dei riflessi pesantissimi per gli enti provinciali, perché oggi è questo legame a doppio mandato tra comune e provincia. Nel momento in cui l'amministrazione comunale va in crisi, conseguentemente va in crisi anche l'ente provincia, che non ha alcun tipo di responsabilità. È una questione che è uno dei tanti bullus o una delle tante criticità della legge del Rio. Il famoso post del 24 giugno, lei ha espresso, il dottor appena adesso in conferenza stampa, ha espresso un parere da amministratore su tutta la lega, insomma. Ma l'ho anche scritto bene, siamo amministratori, non il posto, ho scritto bene che ho espresso il punto di vista da amministratore, nel senso che mi sembra che una linea di partito, una linea politica non c'è, sono temi delicati, entrando nel merito ho detto che è un tema di priorità, non mi sono espresso né pro né contro nel merito, ho detto che ci sono delle priorità diverse, ma lo dico da amministratore, così come hanno fatto altri colleghi amministratori. La stampa poi ha enfatizzato nel dire che Marcon è contro Conte, contro Zaia, contro Salvini. Se confrontarsi vuol dire essere contro, io credo che si falsi un po' quello che è il normale dibattito che debba essere all'interno di una questione di natura politica. E quindi io spero e auspico che a breve ci si possa confrontare e che ci sia una linea bene espressa rispetto alla quale ci confronteremo, ma ribadisco, è stato un po' uno sfogo per certi aspetti, interpretando anche il sentiment che arriva da tante persone, dal popolo, ho avuto modo di dirlo, e c'è stato insomma una reazione che impone a fare qualche riflessione, in primis anche il sottoscritto magari, no? Perché la disciplina del partito è fondamentale perché si possa andare avanti in modo univoco. Disciplina non significa, come ha detto il mio grande amico Marzio Favero, disciplinarismo. All'interno di un confronto democratico ritroveremo le linee da poter condividere. Pensa di avere i numeri per la maggioranza alla fine? Sì, sì. Uno, no? Se non sbaglio. Andiamo sereni. Almeno uno. No, penso sì, almeno uno. Io ho detto, questa è stata una famiglia che si è tramutata in una democrazia. Che in democrazia contano i voti. In famiglia si possono va fare. Fiducioso, insomma. Ma vado fiducioso nella responsabilità dei consiglieri con i quali mi sono confrontato in questi giorni. E ognuno ci mette la faccia, ognuno mette la propria responsabilità di fronte ai cittadini. Rispetto a quella dopo io agirò. Non,
credo sia il modo migliore per fare diventare cristallino e limpido ciò che è l'amministrare Castelfranco Veneto dal prossimo consiglio in avanti.